Salve a tutti e bentornati anche quest'oggi nel mio canale, sempre in questo racconto bellissimo, in questo format di recito anch'io in quarantena, perché questa è la divisa da quarantena, questo è il cappello da stregone ai giorni nostri. Perché? Come faccio a saperlo? Perché io sono uno stregone dei giorni nostri, ecco perché. Quindi signori, benvenuti anche quest'oggi nella Terra di Mezzo. È un grande onore avervi tutti qui. E signori, siamo pronti per intraprendere il nostro viaggio all'interno delle miniere di Moria. Quindi, ricapitolando, siamo arrivati davanti alle miniere di Moria e un gigantesco polpo chiamato Kraken, Johnny Kraken, ha distrutto le porte di Moria, quindi loro sono costretti a proseguire la loro bellissima camminata. E così, dopo che il nostro Kraken ha distrutto le pareti, abbiamo il nostro Gandalf. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo affrontare le tenebre di Moria. State in guardia. Ci sono cose più antiche e malvagie degli orchi nelle profondità della terra. Ora silenzio. Un viaggio di 4 giorni ci attende fino alla parte opposta. Speriamo che la nostra presenza passi inosservata. I nostri eroi, i nostri bellissimi eroi, camminano, cammina. E tutti sti cunicoli paurosi e tutto, ad un certo punto, Gandalf non si ricorda più in donna, perché comunque anche lui c'ha la sua età. È l'ultima volta che ha incontrato Balin, era 50 anni prima, sai, però la memoria giunge pure a te, povero Gandalf. Quindi fa: non ho memoria di questo posto. E si siede lì e Pipino fa: ci siamo persi. E Merry: no. E Pipino: credo di sì. Shh, dice Merry a Pipino. Shh, Gandalf sta pensando. Così, vabbè, intanto Frodo e la compagnia dell'anello tenta di passare il tempo meglio possibile. Quindi vagano un po' in giro, sempre nel bello spiazzale lì, e ad un certo punto Frodo vede una creatura nuda, schifosa, che striscia nelle viscere della montagna e va da Gandalf. Gandalf, c'è qualcosa laggiù. È Gollum. Gollum. Sono 3 giorni che ci segue. È fuggito dai sotterranei di Barad-dûr. Fuggito o lasciato andare. Lui odia e ama l'anello, come proprio come odia e ama se stesso. Non si libererà mai del bisogno di averlo. Che peccato che Frodo non l'abbia ucciso quando poteva. Peccato è stata la pena che gli ha fermato la mano. Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Tu sei in grado di valutare, Frodo? Non essere troppo ansioso di largire morti e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Il mio cuore mi dice che Gollum ha ancora una parte da recitare, nel bene o nel male, prima che la storia finisca. La pietà di Bilbo può decidere il destino di molti. E Frodo, preso da un momento di tristezza, come proprio come dicevo nel video delle avventure, che una bella avventura uguale a tanta sfiga, che qui ad un certo punto, mentre non c'è niente da fare, sei anche stanco, a Frodo gli arriva la botta del fardello, no? E lui ha tutta questa roba che deve, ha un sacco di responsabilità. Pensa al povero Frodo che ha tutta la terra di mezzo sulle sue spalle, anzi attaccata al proprio collo. E quindi vorrei che l'anello non fosse mai venuto da me. Vorrei che non fosse accaduto nulla. Vale per tutti quelli che vivono in tempi come questi, ma non aspetta loro decidere.
possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Ci sono altre forze che agiscono in questo mondo, Frodo, a parte la volontà del male. Bilbo era destinato a trovare l'anello. Nel qual caso, anche tu eri destinato ad averlo. E questo è un pensiero incoraggiante. In questo momento Gandalf si guarda in giro e fa: ah, quella è la via. E Merry? Se l'è ricordata? No. È che laggiù l'aria non ha un odore così fetido. Quando sei in dubbio, Meriodoc, segui sempre il tuo naso. Praticamente, i nostri amici sono arrivati in questo posto bellissimo. Però è tutto buio. E ci sono tutte le architetture dei nani. E allora Gandalf, appoggiato al suo bastone, fa: voglio usare un po' più di luce. Ammirate! Non mi ricordo che cazzo devo nominare. Il grande reame e la città dei nani. Nanosterro. E Sam? Che fa spalancare gli occhi, certo. E praticamente la nostra avventura nella terra di mezzo per oggi termina qui. Spegniamo il bastone di Gandalf, 1, 2, olè, spento magicamente con la forza del pensiero e di questo dito qua. Però, vedi, tecnicamente è sempre forza del pensiero, perché il mio pensiero, la mia mente dice muovi il dito e il dito si muove e spegne l'interruttore del bastone. Quindi tecnicamente è sempre la mia mente, quindi sono un mago. Quindi, signori, oltre a questa bellissima storia, la nostra avventura per oggi si termina qui, ma non temete, perché i nostri amici non hanno ancora terminato, perché hanno ancora metà moria e un sacco di disavventure da passare. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, condividete il video e noi ci vediamo domani con un nuovo video dove sarà un'altra bellissima storia, chi lo sa. Però voi potrete saperlo domani, quindi non abbiate timore, basta che vi iscrivete al canale e anche se cliccate sulla campanellina verrete anche avvisati quando questa avventura parte. Perciò, signori, noi ci vediamo nel prossimo video, dove qualcosa di stupendo accadrà, te lo dico io. Quindi, ci vediamo nel prossimo video. Mellon!